a Roma l'opera era stata un fiasco e non ci sta niente a fa'. Rossini a Napoli si ispira. Ma il primo atto era stupendo. E come ti saluta questo? Io amo ancora questo essenziale. Il mio gelato? Con. Siete di buon umore quest'oggi. Magari vi viene qualche ispirazione per poesie meno afflittive. Guardate, ho qua il vostro libro. Me l'ha dato stamattina Starita, l'editore. E mi ha detto che c'erano poesie inedite. Io subito le ho lette. Ma, Don Giacomo, lasciatemi parlare sinceramente. Sono veramente infelici. Ma non tanto dal punto di vista della poesia, ma soprattutto della morale. Ma è vero che siete ateo? Ma fosse l'ateismo. Se suppone una divinità, la suppone malefica, che gode a tormentare gli uomini. Certo che siete assai pessimista. Ma che parole vuote? Pessimismo, ottimismo. Ma siete voi che dovete dimostrare che questo mondo non sia il peggiore dei possibili. Io non lo sostengo affatto. Chi conosce i limiti della possibilità? Dovete immaginarlo come il pensiero di un filosofo antico. Indiano. In ogni caso, le vostre canzonette sono state pessimamente accolte da parte di tutti. No, ve lo dico con molto dispiacere, perché tutti noi confidavamo in voi. La vostra fama era grande. Ci aspettavamo un nuovo Manzoni. Scusate, ma non vedete la sofferenza di Don Giacomo? Come fa a non essere infelice? Perciò è irritato con la natura e con gli uomini. È l'esempio di Cristo. È quello di Socrate. E se per questo... Anche quello di Silvio Pellico. Le mie opinioni non hanno niente a che vedere con le mie sofferenze personali. Fatemi la grazia di non attribuire al mio stato quello che si deve solo al mio intelletto! E se proprio vi appassiona, dedicatevi a demolire i miei ragionamenti piuttosto che accusare le mie malattie. Signor Conte... Permettete. Arrivederci, eh. Arrivederci. Conte. Ah, fatemi una cortesia. Se rincontrate quel pidocchioso di Starita, rammentategli che è in ritardo e di più di 10 giorni sulla rata che mi deve. Sarà fatto. Arrivederci. Arrivederci.